Diego Porta, noi con lei vogliamo parlare dell'aspetto Roma, happening e tutto quello che succede nella movida romana, perché naturalmente di questo si tratta quando si parla di vostre competenze specifiche. Allora, qual è lo stato dell'arte a Roma? Beh, lo stato dell'arte è che ovviamente da quando arriva l'estate scoppia la movida in tutte le aree più importanti di Roma, centro storico, ma direi anche l'Eur, esatto. che è un'area molto importante, per cui noi siamo impegnati soprattutto durante i fine settimana, ma direi durante l'estate anche nei giorni infrasettimanali, per far sì che questa movida si svolga secondo le regole soprattutto. Perché come sappiamo purtroppo il bere molto spesso è causa di incidenti stradali importanti. Ecco, ci sono secondo lei delle differenze tra diciamo la conduzione delle modalità di comportamento al centro e in periferia? Cioè se cambia la periferia di Roma, e parliamo in generale, non stiamo più parlando di euro, di centro storico, però del centro e delle periferie, cambia secondo lei? Bah, direi di no, secondo me i ragazzi di oggi cercano sempre ovviamente di vivere il più possibile durante queste serate. E la cosa che manca in Italia molto spesso è la cultura della sicurezza, per esempio in Inghilterra si decide prima chi del gruppo non potrà bere. È cosa che invece purtroppo nel nostro paese ancora non accade, quindi è un discorso ovviamente di cultura, non è tanto un discorso di repressione. E posso infine chiederle come mai qui stasera? Qui stasera perché ovviamente c'è Stefano Spezia, che è un caro amico e al quale io auguro un grosso in bocca al lupo per questa splendida serata e per la sua futura gestione di questo locale. Quanto è importante che gli imprenditori, ecco, ci credano ancora, perché alcuni sembrano anche un pochino scoraggiati, invece quanto è importante che imprenditori come Stefano Spezia possano crederci e invitino anche altri a crederci? No, gli imprenditori ci devono assolutamente credere, ovviamente devono essere aiutati, oltre che dallo Stato, che come sappiamo dispone delle forze di polizia dello Stato, quindi di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ma anche degli enti locali che dispongono ovviamente delle polizie locali che per quanto riguarda il problema della somministrazione di alimenti e bevande svolgono un ruolo fondamentale. Noi la ringraziamo, è stato chiarissimo e sicuramente ha dato delle indicazioni importanti anche per i giovani e gestire il loro tempo. Grazie.